Buonasera, buonasera, buonasera. Metto le mani avanti e dico che stasera mi sento un po' di merda. Non so come mai, probabilmente perché ho messo i pantaloni di Topolino e sono molto leggeri e devo aver preso freddo. Però mi sento veramente come un catamarano ribaltato, una roba incredibile. Grazie a 0x0 che fa 0 per la sua subscription. A Matt, buonasera, signor Gatto, una domanda. Ma Tom Nook pagherà le tasse? Me lo auguro. Grazie a zio Billy per i suoi 7 mesi. Zio Ernest, siamo a 5, ma in quarantena i mesi non valgono doppio? Guarda, ormai... ma è una roba incredibile. Grazie a Kapow per i suoi 4 mesi. Grazie. Buonasera. 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 Grazie anche a Lughe. Buonasera. Grazie per i suoi 6 mesi. Perbacco. Thank you. C'è la cam che ha qualche problema. Vedo la felpa di Twitch nera anziché viola. Gabriel. È un'altra felpa. Ah, sì, mi ricordo. Grazie a Matt per i suoi 5 mesi. Ha finito l'infusione. Ah, sì, mi ricordo. Gabriel. Però questa qui è fica, adesso te la faccio vedere. Vabbè, hai capito cosa ti faccio vedere. Un secondo, che qua ogni volta è un incubo. Oh. Filtro fiore Bonomelli. Cosa fica di questa felpa è che dietro, vedi, c'è quella cosa lì. E questa felpa ce l'hanno in pochissimi. Io ce l'ho perché sono bellissimo. Ah, sì, grazie a Vales stato... per i suoi 3 mesi. Sì. Dal weekend si può calcolare la crescita esatta dei tuoi capelli. Mi è dispiaciuto non registrare giorno dopo giorno. Sarebbe stata una cosa fighissima. Però, come ho detto nel video, ma come ho detto tante volte anche in live, sono arrivato al punto che ho detto basta. Infatti ho cancellato tantissime gag e tantissime battute perché non mi sembrava neanche corretto, visto quante persone stanno soffrendo in questo momento. È giusto ridere di questa situazione, è giusto divertirsi. Però ho preferito renderlo un po' più light il weekly. Grazie a Sanguinaccio per i suoi 200 bits. Introdotto le cover di KK su Spotify. Bene, buon per voi. Grazie anche a Tsundere. Sono 25, viva Animal. Grazie. Grazie anche a Dr. Roy. Esatto. La reputazione 4 stelle. Non credo, ma è un paio di giorni che non glielo chiedo, quindi proviamo a chiederlo assieme stasera. Ho fatto pochino oggi. Ultimamente sto facendo pochino... In realtà ho fatto un po' i salti mortali. Di solito, da quando ho iniziato a far fare i video Luke, ho iniziato a riposarmi moltissimo nel weekend. Ieri, invece, ho lavorato tutto il dì per fare il video di Minecraft. Devo dire, io non sono particolarmente intrattenito perché sono praticamente lì così. Wow. No. Questo. Questo sono io durante tutto il video di Minecraft, però cazzo, mi sono emozionato tantissimo, non vedo l'ora che esca la versione finale di questo Minecraft con la beta per poterci giocare. Mi è piaciuto veramente un botto. Vedrete ovviamente il video martedì. Grazie a Barracuda per i suoi 4 mesi, Hellzog per i suoi 37 e... Jacopo, dopo un'intera giornata a studiare, lei è la cosa che più mi è mancata. No, lei è la cosa che mi è mancata di più, le ci vuole bene. Grazie. Grazie anche a Dusi per i suoi 13 mesi. Rinnovate tutti per ottenere delle emote bruttissime. Poi facciamo a gara chi ce l'ha peggiore. Dai che c'è l'hype train. Dai, su. Un rinnovo generale tutti. Rinnovate, rinnovate, dai. Che siamo indietro questo mese tantissimo, tra l'altro. Grazie a Fresco Uomo per i suoi 500 bits e Calfer per i 41. Mi piacerebbe farci una serie su Minecraft qui su Twitch. Il problema è che ho provato a farlo funzionare. Come avete visto, purtroppo, non è andata bene. Ho dovuto registrare con Shadowplay, quindi perdonatemi. Shadowplay è un bitrate dell'audio che è terrificante. Non ho potuto registrare in un'altra maniera. L'audio non è terribile.
ma non è l'audio solito. L'inizio del video ha un audio buono. Da finita la intro, quando inizio a registrare con Shadowplay, purtroppo si va a perdere tutta la qualità. Sì, mi ricordo. Grazie a... Sono uscita una cacata per i suoi 2 mesi. Rimango fedele al mio nick infantile e dico sì, culo. Grazie, grazie anche ad Andre. Bella gattone, sono con 40 di febbre a letto. Domani mi vengono a fare il tampone. Porca vacca. Dai, sarà solo un colpo di freddo. Stia a letto, si riposi. No, non ho mangiato sushi questo weekend. Però sabato sera ho mangiato bistecca di bufalo. Devo ammettere, era buona. Le ho fatto una foto, ma sembra una bistecca normale, quindi non so quanto... Non ha neanche senso farvela vedere. Grazie ad Iron. Ho il Covid e mi insinuo. Perfetto. Si metta lì in fondo, cortesemente. Grazie al signor Jesus. Mamma mia, i programmatori e anche voi siete proprio allegri. Grazie a Pondhead per i suoi 18 mesi. Dopo due infetti arriva Jesus, giustamente. Ci pensa lui? Impone le mani? In ultima fila, ragazzo. Grazie a Mariello e siamo a 5. Signor Gattone, la ringrazio moltissimo. E grazie anche a Robobobby per i suoi 3 mesi. Chi fa le puzze viaggia in fondo al branco. In fondo al branco. In fondo al branco. Era Luigi's Mansion, sì. Ah, sì, mi ricordo. Signor Matt non è arrivato su rinnovo. Buonasera. Viene sempre su bar. Leggete le regole, ragazzi, prima di scrivere in chat. Signor Jesus è stato chiccato, ve l'ho scritto in caps. Leggete le regole, sono importantissime, altrimenti il bot... Ai 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 ai! Cos'è che era? Cos'era? Quella pubblicità? Cosa ho tirato fuori? Alpitour! Aspetta! Era Alpitour? Grazie a Dadda per i 5 mesi! Mesei! Grazie anche ai termosifoni per le 590, grazie per il raid e Agadabs per i 29 mesi. Aspetta, era questo. Quanto ci vuole poi? No, Ambidur! L'esperienza insegna. Oh, che chiaro. Sì, al futuro. Ah, sì, mi ricordo. Non era, questa era un po' più vecchia di... Era quella messicana, forse. Ogni 1,23 secondi. 1,23 secondi. Grazie a Saul Faix per i suoi 30 mesi. Sono contenta. Bacini a lei. Citroën. Che cos'era Citroën? Ho sbagliato. Niente, non importa. Abbiamo visto tutto tranne che tutto. Ma perché è qua? Animal Crossing. Così, dai. Ne stavo guardando altro io. Non importa. Che c'è, Gabriel? Abbiamo visto fin troppo.
Grazie a Metz, signor Gatto, voglio dirle che oggi ho fatto la mia prima live con affiliazione, ho ricevuto il primo sub e la mia prima donazione, la ringrazio perché lei è stato il primo Twitcher che ho seguito, mi fa molto piacere, grazie, grazie anche a Nati per i 31 mesi e Tia per i 34. Good job, è buggato, molto buggato rispetto a quanto dovrebbe. Ecco, ho completato un'infusione, niente. Io lo ribadisco, signor Jesus, lei non deve scrivere in caps. Rilegga le regole, please. Grazie a Falengius, le si vuole bene. Grazie per i 26 mesi. E ascensore da gara fa 4 mesi. Di ficcanza, la ringrazio. Sono ladro stasera. Però non avevo le scarpe da ladro, allora sono un ladro in calzini. Grazie a Zanek per i suoi 27 mesi. In chat non si scrive in caps, confermo. Lei è una new entry, la nostra Sydney. Calipto. Ciao. Adoro lo stile rilassato della tua tuta aderente. Dovresti vedere com'è sotto. Secondo me sei l'unico che sa indossare dei capi base con... Ma vaffanculo, come capi base? Ma tu sei una puttana. Capi base, guarda te. Adesso raccolgo le mele e gliele tiro in testa. Io ce l'ho il passamontagna, ma preferisco la mascherina da bassotto. No, Pitur. Ai 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 ai. Non è uomo Sidney, no? Ha la gonna. Sono suscettibile. Ma non si preve. Ammazzatelo. Grazie mille a Luke Furley per la sub. In realtà l'aureola l'ho rimessa oggi dopo 2 settimane che non ce l'avevo. Mi riconoscevo con la maschina, hai visto? Che faccia birba. Che ora è? Beh, giusto, siamo giusti. Ma Mariello, ma grazie, grazie, in una serata così inaspettata. Che persona fanciulla. Sto di merda stasera, scusatemi, sono un po' storto. Grazie a Mariello che regala la saba Ainaiwi a DDDD 97, ho sbagliato. A Epistolero. A Indianino. Ah no, aspetta, dovrei rimettere quelle di Animal. Datemi un attimo. Ecco qua. Però adesso aspetta un attimo che si refrescia. Arriva, eh. Mi dimentico sempre. A Erpistolero, a Mocca, a Ainwai, già letto, e a Radiors che condivide solo perché vuole le mot brutte. Scherzo, lo faccio perché le si vuole bene. Interpretazione libera, va bene, grazie. Rinnovate, abbiamo quasi completato il livello 5, potrete ottenere delle mot veramente brutte. Grazie a Marco per i suoi 12 mesi e a Reset Man Ray per i suoi 6. E perché no, anche Mr. Muffin che ne fa ben 30. Bestia, 30. Raccogliamo un po' di frutta stasera. Raccogliamo frutta, ci facciamo un giretto tranquillo. La puttana! È andata così. È andata così. Successo, che dobbiamo fare? Succede. Grazie Stefanik per la sub. Tutti gli Animal Crossing hanno un inizio molto lento, ma in realtà questo New Horizon ha un inizio molto più scoppiettante degli altri. Grazie anche a Dapu The Legend, sono 3 anni. Dove mi porta a cena, signor Gatto? Da nessuna parte, c'è il Covirus. Non si esce. E il Bromano, vediamo le emote brutte. Dai, manca poco. E grazie a Mr. Bago per i suoi 32 mesi. E anche a Dottor Who che regala la sabba a Demi, a Snow, a Validuke, a Garden e a Biok. E grazie anche a Tojom per la sua subscription. E c'è il covirus, ho sbagliato. Dai, ma ve l'ho detto che sto male. Non rompetemi le balle. Mariello, rilancia. E regala la sabba a Soul Society, a Mike, a Yizer, a Kikat e a Jared Gamer. Grazie mille. Grazie mille. Che serata di regalezzi. Che miseria, dobbiamo aspettare che passi. Grazie ragazzi, grazie. Prima ho fatto una quintalata di cacca.
Non vi dico l'odore, era nauseabondo. Abbiamo fatto il livello 5, che bello. Adesso ognuno di voi riceverà un'emote bruttissima. Che bello, sei contenti? Io non ho mai messo nelle regole di non chiedere di ricevere le sub in regalo. L'ho sempre dato per scontato. Non me lo fate aggiungere alle regole. Per favore. È brutto, è brutto. Poco elegante. Viva le mod brutte. Oh, Gianni, me l'avete chiesto voi, eh? Cos'è? Ma che schifo, ho trovato della cacca. E va bene, dai. Guarda come mi aggiro. Come Arsenio Lupin. Adoro queste canzoncine. Eccolo là. Ed è preso! Hai visto? Chi è il migliore? Chi è il migliore? Eh? Eh? L'ho preso. L'ho preso. Chi è il migliore? Chi è il migliore? Eh? Eh? Serata di ladrata sull'isola. E voglio girarmi come un ladro. E voi come state? Oggi ho comprato altre 4.000, sì, rape. Ho fatto un investimento. E in realtà pensavo di aver finito i soldi. E invece non li ho finiti i soldi. Quindi domani riparte il mercato delle rape. Le ho pagate 94 stelline l'una. Prezzo accettabile. Ne ho speso 370 e passa. Ma grazie a Crickbat che ricala la sub a Spinix e a il Tav, grazie mille. Grazie anche a Danilo che dice buonasera. Buonasera a lei. Dove si comprano? La mattina dalla venditrice di rape. La mattina di domenica. E vai, un emoto dell'Hype Train bruttissima. Eccole qua, guardate che bella. Eh? Bellissima. Santo cielo. E sai che questa potrebbe essere la più brutta, effettivamente. A me venivano 102. Il mercato delle rape è un mercato malvagio. Non sei un crick, sei the crybat. I'm so sorry about this. Ah, a proposito, dobbiamo fare l'inaugurazione del ponticello nuovo. Guardate che bello, allora, c'è un ponte lì. Poi ne ho messo uno qua, guarda che bellino. Un ponte qua. Poi si va di qui, si scende. Ma che sta città tuona, eh? Allora, lì, va di qua. Poi c'è un altro ponticello qui. E qui c'è pure la rampetta per andare su. Eh? Ha fatto lavoro. Questa roba da soldi, eh? Pensata. Ho voluto mantenere il più possibile la conformazione dell'isola, non modificarne né il corso dei fiumi né la differenza di, come si chiamano, degli altipiani. Quindi ho mantenuto tutto il più uguale a quello che era possibile, sistemando un pochino per poter aggiungere ponti e infilare meglio, insomma, le come si chiama qua, le rampe. Ad esempio qui c'era il muro che arriva fino a qui. Ho scavato un pochino per fare in modo che la rampa fosse un po' più carina. Perché mi pare brutto modificare completamente l'isola per fare l'isola come voglio io. Va a perdermi tutto il senso. Già di base, come ho già spiegato più volte, l'idea di non essere più, tra virgolette, blind. No, neanche tanto blind. Ma è troppo sandbox questo gioco per quanto mi riguarda. Quindi ho deciso di mantenere il più possibile quello che randomicamente mi è venuto sotto mano. Ecco. Cielo, guarda qua, qui qualcuno vuole raddoppiare stasera. Chi era qua ancora qua? Fat Cobra, sei ragattone. Spero stia facendo un bel po' di soldini su Animal Crossing. Beh, allora, non mi sto arricchendo, però ho finito di pagare il mutuo. Quindi da qui è tutta discesa, no?
Arcadi, grazie gatto per la compagnia virale. No, santo cielo, non vorrei mai passarvi qualcosa. Velen, grazie mille di tutto l'intrattenimento che ci dà ogni sera. Grazie a lei per essere qui a farsi intrattenere. Grazie Elina 41 per i suoi 23 mesi. Quasi. E il sanguinaccio, quante rape consigli di comprare ogni domenica? Allora, io per comodità, visto che gioco molto con voi, ma anche con i miei amici, per comodità non ne compro mai più di 4.000. Perché mi sta sul cazzo fare avanti e indietro. Per questo motivo non compro mai più di 4.000 rape. Poi in realtà più giochi con persone, più hai possibilità di fare il soldo, ecco. Domani è un mese che giochiamo, Vi ricordo che domani mattina giocheremo un'oretta di Animal e poi ci butteremo per la prima volta e su Monkey Island 2. Ma hai giocato prima? Non dite niente. O streghetta come brusa. Massimo, arrivando anche da Gina, ma sti grandissimi cazzi. Che fa? Dove è andato? L'iPad di merda. Compra. Ok. Va bene. Allora, mentre siamo assieme, facciamo intanto l'inaugurazione della rampa o del ponte. Non mi ricordo, di una delle due. Mi pare del ponte. Dopo di questo, no, forse della rampa. Dopo di questo facciamo un altro ponte. A quanto pare la sfrutta super figa non c'è. Sì, sto usando ancora il controller pro, sempre per sicurezza, no? La cerimonia, vecchio. No, non sei in tempo per comprare le rape perché le vendono fino a mezzogiorno. E alle rape. Vediamo che cos'era. La rampa, mi sa che era la rampa. Era il ponte, niente. Grazie a Matte per aver regalato la Sabadelli. Grazie mille. Mariello per i 2400 bits. Li prenda tutti, me li mangio. No, che mi rompo i denti, però grazie. Allora, questa musichina. Li prende tutti. Grazie, Mariello. E grazie anche a Caru Loris per la sub. E a Hey Nick, sono tre gatto, le sue live mi piacciono un sacco e sono interessanti. Ho deciso di prendere la Switch e Animal Crossing dopo aver visto le live. Grazie, continui così. Grazie mille, mi fa molto piacere. Tra l'altro, senza dire troppo, sapete che siamo osservati dall'alto e la grande N sa quanti di voi stanno comprando, cioè non nel dettaglio, però la grande N sa che voi acquistate grazie a me. Ci osservano. Diciamo che c'è un piccolo Tom Nook che ogni tanto butta un occhio alle live. A proposito, non vi ho fatto vedere una roba figa. Grazie a Mosin Collector per la sua sub. Ci sono due compleanni. Quello di Cotechino il 26 aprile e... no, di qua. E il 27 aprile c'è quello di Ofelia. E quindi sono settimana prossima, no? O sta settimana che arriva? No, quella dopo ancora. No, aspetta, il 26 è domenica prossima, ok. 26 è domenica prossima. Perfetto. E il 27 è lunedì. Scopriremo assieme che cos'è? Ma non credo. Credo fosse il necrologio, mamma mia. Grazie a Mzaz per la sub. Allora, cosa mi serviva? Mi serviva un ponte in realtà,
Mi serve un ponte. Tom, dammi il ponte. Tom. Il ponte. Orca troia, Tom. E adesso? Cazzo, Tom, cazzo. Allora. No, no, ho sbagliato. Ah, ho sbagliato. Aspetta, aspetta. Allora, intanto facciamo così. Intanto mi fai una nuova rampa che mi serve. Sì. La rampa. Mm-hmm. Poi valutiamo bene come fare il nuovo ponte. Perché è un po'... Allora, questa qua, ovviamente, che è l'unica guardabile. Sanguinaccio, quindi è possibile che per il prossimo Animal Crossing accada qualcosa? In che senso? Sì. Effettivamente, Ciccio, c'hai ragione anche tu. Allora, io volevo spostare questo ponte qua. Questo ponte qui. Volevo spostarlo da qui a qui. Fastidiosa. Sempre più fastidiosa. O forse no. Che dire? Lo lascio qua o lo porto giù? Non lo so, eh. Perché forse centrale è meglio. Cambio canzone. Arrivo, eh. Ha smesso. Vabbè, Kevin è sicuro che sono bravo a fare tante cose, ma purtroppo ricordarmi di subarmi non è una di quelle. Ricordatevi di subare, grazie mille. E signor Derlo, signor gatto, l'altro giorno portai il mio gatto al veterinario e andò tutto bene. Buon proseguimento. Oh, grazie per avermi aggiornato, mi fa molto piacere. Allora, volevo fare una rampetta qua. Ma non volevo metterla nascosta qui dietro come ho fatto con l'altro. Volevo metterla un po' qui, un po' più naturale. Ecco qua, qui, esattamente qui, guarda. Volevo scavare... Allora, aspetta un attimo. Vado su. Ok. Chi è? Vito che fa 24 mesi, wow! E Vise ne fa 6, grazie mille ad entrambi. Ok, allora questo... Non me lo dire, ma che sfiga. Vabbè, non importa. Tanto non ci serve. Dopo la rifaccio. E pianto qui il cazzo. Dov'è? Pianta, perfetto. Allora, fammi discendere. È che mi sa che lì non mi fa toccare perché c'è il cazzo di albero. Stai a vedere. Grazie Mariello per i suoi 138 bits. Che ho acquistato da Play Store. La metà dell'importo l'ho donato per il Covid. Oh, fantastico! Non lo sapevo. Sì. Ah, ok. Allora, abbassiamo questo rilievo. Sapevo che c'era l'albero di merda. Qui non so se allungare un po' per... Allora, questo coso qua è in mezzo ai coglioni tantissimo. Mi fa veramente cagare. Io lo devo spostare assolutamente. Solo che per spostarlo devo spostarlo da una parte e poi rispostarlo qui. E mi voglio uccidere. Vabbè, come non detto. Vado a farmi una pala nuova e a mangiarmi una merda. Ho niente da mangiare, non ho niente da mangiare. Grazie a Winter per la sub. Cazzo mi mangio io adesso? Non voglio mangiare le pesche. Magari c'ho qualcosa in giro qui. Sì, sì, devo spostare l'albero, ma mi serve qualcosa da mangiare per spostare l'albero. Allora, queste sono le mie rape. Tanto mi faccio l'ascia. Grazie al Conte Budino per i suoi 100 bits.
E Fronzi, salve gattone, ormai è il nostro anniversario Cenetta Romantica. In streaming? Tre di legna normale mi servono. Mi imbarazza. Ieri guardavo dei video, a proposito devo assolutamente parlarvi di un'altra roba che non c'entra niente con l'a proposito. Ma cos'altro è che volevo... Ah sì, del cibo, non ho niente da mangiare. Sassi. Niente, vabbè. Dovevo rifare la pala, non lascia. Cazzo. Ah, Sanguina, ci tenevo che dato la grande Elle ci tiene d'occhio. Se compriamo Anima Crossing, grazie a lei. Ma in realtà, dovevamo già farlo questo lavoro. Poi, immagino, per colpa del coronavirus, è saltato tutto. Ma c'era la collaborazione. C'era la collaborazione in mente. Purtroppo per il virus... no, aspetta, era meglio questo. Vabbè, sti cazzi. Allora, sono un po' scemo. Scusate, mi sto perdendo un po' di gente, solo sto anche sbagliando le cose. Fronzis, ormai è il nostro anniversario, ce l'ho già letto. E Alfonso, siamo a 4 come i 4 nani, perché 3 li ho uccisi io. Mio Dio mio. I germogli di bambù si possono mangiare? Sì? Che schifo. Lo faccio. Mangiavo da piccolino, effettivamente. Non in maniera legit, c'era praticamente questo parchetto... di fianco alla scuola. Porca puttana, ma davvero mi ha messo l'ascia al posto del... C'era questo... Vabbè, lo faccio dopo. Questo parco di fianco alla scuola. Questo parco di 100 acri. Che non è vero, però. Parco di 100 acri. E cresceva il bambù. Noi da piccolini estrapolavamo il bambù, lo aprivamo e lo mangiavamo. Le maestre non ci hanno mai detto un cazzo. Non è che ci controllassero così tanto. Bella infanzia ho avuto. Grazie ad Alfonso. No, aspetta, però non voglio mangiare il bambù perché non mi sta crescendo più. Quindi lo voglio tenere da conto. Ma sì, mangio delle pesche. L'ho già letto, Alfonso. Ma perché riesce? Che palle. Sicuro che era bambù? Sì. Forma uguale a quello. Vedete, interrogato, eri un panda? Mangia. Denuncia sociale da parte del gatto, vabbè, come non fosse la prima volta che parlo del sistema scolastico terribile che ho avuto. No, io crudi ne ho mangiati. E a proposito di cose da vedere, se avete... volete passare una serata tranquilla, oppure tranquilla più o meno, se volete seguire un po' di robine durante questo periodo di quarantena, magari con la vostra ragazza o da soli, con il vostro ragazzo, con il vostro cugino, con vostra mamma, con vostra suocera, non lo so. Se volete passare del tempo, vi consiglio, se avete Netflix, la serie Tiger King. Lo so che arrivo estremamente tardi, perché ovviamente meme, cose, tutti sanno già tutto, lo so. Io l'ho voluto guardare così per puro caso. Ammetto che non è una roba che avrei guardato. È una cosa che normalmente non mi sarebbe venuto in mente di guardare, però tra meme e tutto, cioè i meme, più che altro la gente ne parlava tantissimo sull'internet, ho detto ma sì, dai, guardiamo. Bellissimo. Ho detto vabbè, guardiamo, perché no, cioè cos'ho da perdere? Ma sì, ho buttato via il tempo. La prima puntata era un po' così, ho detto vabbè, strano, però mi aveva incuriosito. Ragazzi, sono 6 puntate, 6 episodi. Follia. Tu ad una certa inizi a domandarti come sia possibile che l'America sia ancora in piedi. Grazie a Spinebart per la sub ed Erlocane. Era mio dovere aggiornarla. Dopotutto, andò bene grazie a lei. No, troppo, troppo buono, però grazie. Si chiama Tiger King. Tiger King, giusto? Non vorrei dire cazzate. Parla di gente che possiede uno zoo privato in America. A quanto pare in America è normale avere uno zoo gestito da privati. Farei più in là di un pochino. No, in realtà è più bellino così. Preferisco così. Giuro. Cioè, della gente che in America possiede 200 tigri e va bene. Follia. È follia. E io l'ho guardato tutto
E non è possibile che ogni personaggio sia com'è. Non vi voglio spoilerare nulla, però. Dovete guardarlo. Dovete guardarlo. Cioè, è legale possedere una tigre in America. Vi spoglio solo una cosa, il prezzo. Il prezzo di un tigrotto, cioè un tigrotto appena nato, piccolino, bellissimo tra l'altro, è $2,000. Per $2,000 ti porti a casa una tigre. Follia. Completamente follia. È niente. $2,000. Una tigre. I cani col pedigree costano di più. Grazie all'angelo di Mauro per la sub. Sì, ma il nuovo episodio è semplicemente una... l'ho visto oggi. È una un'intervista a loro, dopo tempo, e neanche a tutti, tra l'altro. Grazie a Joker di Spade per i suoi 14 mesi. Sì, una chitarra elettrica costa di più. Ma un botto di roba costa di più di una tigre. Una tigre! Ma siamo matti, una tigre! Ci mettiamo tutti assieme e la compriamo. Ma perché? Non la voglio! È per dirti, meno della metà di quello che abbiamo donato alla Croce Rossa costa una tigre. No, non questo. Follia. Anche se non è bellissimo, messo così. Vabbè. Ma vuole stare lì a ristrutturare anche gli alberelli. Ah, che bello qua. Floppete. $2,000. Potevamo donare due tigri a Croce Rossa. Cazzo, Gabriel, averlo saputo prima. Due telefonate e gliele facevo trovare. Millennium Discovery, l'altro giorno ti avevo quasi fatto innervosire con la mia battuta sarcastica. Devo stare ripetendo quello che scrivo in chat. Ma è un problema comune quello, perché purtroppo in chat non si nota sempre quello che viene, il tono. La gente di caffè virtuale, ma sì, ma io non mi arrabbio. Pertanto mi dà fastidio sul momento, però quello che tengo di più è che voi vi rispettiate tra di voi, che vi vogliate bene in chat. Poi può capitare di dire qualche castroneria. E grazie anche a Vlad l'impallatore, 8 come le 7 meraviglie del mondo, più uno che è lei. Grazie. Andiamo ad impalare assieme. A me interessa solo che in chat si viva un clima tranquillo di amicizia e divertimento. Questo è quello che voglio che succeda in chat. Per il resto, vabbè, può capitare di dire delle minchiate. Forse per me non bannerei nessuno. Purtroppo capita di bannare, e vi ricordo anche che il ban vi toglie anche tutti i benefit da subscriber, quindi insomma, oltre al fatto che è un permaban che non vi fa neanche più vedere la chat adesso, quindi occhio, sono giochi preziosi. State attenti, seguite le regole, un kick ogni tanto ci può stare, non tirate la corda. E allora vaffanculo, t'ho visto che ti sei girato, faccia di merda. Ah, bella calda. Andiamo a parlare con qualcuno. Sì, e comunque guardando quella serie inizi a capire che quanti problemi veri ci siano in America, perché al di là del possedere la tigre, io ho visto un mondo che pensavo fosse una roba vecchia, superata, e soprattutto pensavo fossero solo degli stereotipi. Cazzo, io ho visto una fetta, uno spaccato di America da quel documentario che mi ha fatto sentire male. Sono sincero. E non perché ci fosse effettivamente... Beh, sono successe delle cose... che non vi dico. Però, cazzo... In generale... Credo che tutto
quello che si vede in quel documentario da noi sia illegale. Tutto. Tutto. Non quello che hanno fatto di illegale. Tutto. SF Torres, buon cross di animali. Mi raccomando, li acchiappi tutti come i Pokémon. Grazie. Grazie anche a Francescone. Ora mancano solo 1998,5 per il tigrotto dei suoi sogni. Ma non credo... Ah, mi piacerebbe avere una tigre. Come a tutti, immagino. Perché è un gatto gigante ed è bellissimo. Poi ci pensi e dici... Sì, però è un gatto gigante che mi può strappare via la faccia. Non lo voglio. Grazie a Kenrel. Eh sì. Sia legislamente legislamente si dice? Che moralmente. Moralmente credo che non ci sia niente di corretto lì. Che nome daresti una tigre? Tigro. Sì, poi hanno detto che praticamente ci sono più tigri in cattività in America che in tutta la giungla, che in libertà. Lì però, insomma, allora, non sono d'accordo. Aspetta che intanto Rino mi dice, cosa stai facendo Rino? Una pila di... addirittura, non lo so fare. Ah no, lo so. Ah no, merda, lo so. Niente, allora dammi che vendo. Dammi. A meno che non interessa a Gabriel. Gabriel, ti interessa una pila di libri? Figurati, Gabriel. Il problema è che quelle tigri nate e cresciute in cattività, tu non le puoi mettere in libertà. Le uccidi. Quindi, sarebbe interessante riuscire a ripopolare le tigri... utilizzando in parte anche quelle magari in cattività. Però tu non puoi prendere una tigre nata e cresciuta in cattività e buttarla in mezzo alla giungla. Figa, la ammazzi. L'ammazzano altre tigri, immagino. Sì, le abituano piano piano, cioè, immagino che ci possa essere un processo. Oh, guarda chi c'è! Sto coglione Spirideo! Sì, va bene. Sanguinaccio. Ma poi già fa casino, si fa nulla. La persona tigre quando ruggisce, mamma mia. Muoviti! Però boh, non lo so, è come se io andassi a vivere nella giungla. Mi posso abituare, ma nel momento in cui mi abituo, posso anche essere ucciso nel mentre, capito? Grazie a Yuki per 24 mesi. Un po' come Tarzan, no? Che puoi abituare Tarzan alla civilizzazione perché sta parlando con delle persone civilizzate, che sono civilizzate, quindi non è che cercano di ammazzarlo tutto il tempo. Se tu prendi una tigre che è abituata a mangiare da un recinto, ad essere coccolata da un umano e tutto quanto, e la metti nella giungla, cazzo, le altre tigri, o banalmente andare a cacciare, non credo sia nella sua indole. Non so. E non so quanto... È la tigre l'istinto della giungla. Bisogna vedere, non so neanche così certo. Poi non lo so, Ma secondo me non è così semplice dire, sai che c'è, le liberiamo in Africa. Ho capito l'istinto animale, però non so. Poi spero di sbagliarmi. Anche perché l'istinto animale ce l'ha, ma gli altri animali c'hanno anche loro l'istinto animale. Magari gli sta sul cazzo avere questo qui che arriva e puzza di uomo, magari. Non vivono in Africa, giustamente, sono tigri. Stavo pensando ai leoni. Quelli sì. Nel dubbio è un gatto. Lascialo libero nella savana. Non lo so. Non c'è una sega. Stavo pensando alle olive.
Gli animali in cattività non possono essere liberati, appunto, neanche secondo me. Eccone uno. Che poi mi dà sempre della merda, Spirito. Dov'è? Ma che cazzo? Mi gabba. Non hai visto Madagascar? Infatti. Ma che sfiga! Cazzo. Quello lo prendiamo. Non è vero, possono essere ribellati, così si fa anche la ripopolazione. Ma sì, cioè, c'è certezza che tu liberi una tigre e poi è tranquilla? Animali nati e cresciuti in cattività non vengono mai liberati, mentre quelli che nascono in natura, crescono in natura e poi vengono presi dagli zoo, per qualsiasi motivo. Ah, quelli che vengono presi dallo zoo poi dopo possono tornare al loro habitat. Quindi, nato in libertà, preso in cattività, può tornare in libertà. Ho capito. E no, non c'è certezza, vedi, Gabriel. Cazzo, a me preoccuperebbe molto. Poi vabbè, non sono un biologo. Non sono un tigrologo. Me ne sono una sega io. Bravissimo. Veterinario sì, tantissimo. Io veterino sempre. Sono un gattologo. Il processo per abituare un animale a tornare in cattività è lungo e difficile ed esistono strutture apposite che fanno riprodurre animali per poi ripopolare gli habitat. Ok. Te sei stronzo però, scusami, è qua. I nuovi nati dopo un procedimento in cui vengono isolati insieme alla madre. Ok, dall'uomo. Me ne manca uno? Sì. Cosa dai da mangiare a una tigre? Beh, io non gli do da mangiare niente a una tigre. Non voglio dare da mangiare ad una tigre. Voglio starci anche ben distante. Che ok che sono animali bellissimi, sono dei gattoni giganti e tutto quanto, ma quella gli gira il cazzo, fanculo. Cazzo no, togli un braccio. Ma non voglio, ma ci sto distante io. E un Valerodeo è arrivato? No. Ma canta anche questa? Santo cielo! Chiuta matone! Grazie a Lupo River per la sub. No! Proprio adesso che c'è la disco? Gioca di mezzanotte. Vabbè. La disco non si canta, giustamente. Vado a dire ai Bee Gees. Spiricazzo! E allora, eccoci qua. Thank you.
spegnere la tazza. Ta-da! Dai, dammi qualcosa che non ho. Tanto sicuro una cazzata. Una carta da parati o qualcosa che non hai? Qualcosa di nuovo, una bella carta da parati nuova. Grazie a Capot per la sub. Vai. Muro basso rilievo bianco. Uella. Ma me l'ha messo in tasca? Eccolo lì. Ma sì, ma le tigri sono dei gatti XL, però c'hanno comunque quello spirito un po' selvaggio che va a fanculo. Cioè, ci puoi giocare per un po', però ribadisco, anche il gatto quando gli girano i coglioni ti graffia. Però se ti graffia un gatto, ti fa male. Te ne può fare anche tanto. Pensa a una tigre. Il gatto se ti morde, ti fa male. Pensa a una tigre. Insomma, cioè i gatti sono comunque pericolosi nel loro piccolo. Ma sai che non è male? Ora, non è una roba che magari c'entra un cazzo con il mio salotto, però è bello, eh. Devo riguardarmi Indiana Jones. Tutto. Devo riguardare tutto Indiana Jones adesso. Porca miseria, lo sapevo. Perché questa cosa qua? Era un muro che sembrava uno di quelli dei templi indiani. Rewatchone, rewatchone. Dato che Sif è ciò che più si avvicina a un lupo, ha mai avuto istinti naturali? No, ti dico di no. Ma con i cani è diverso. Però c'è da dire questo, io anziché comprare un husky, mi sarebbe piaciuto, anziché comprare un husky, comprare un lupo cecoslovacco. Perché non l'ho fatto? Perché cazzo, sono pericolosi, sono dei cani, però hanno molto più lupo che cane, sono una razza molto giovane e non mi sono fidato, nonostante li trovi bellissimi, sono meravigliosi i lupi cecoslovacchi, però porca puttana... Anche lì siamo su un livello di pericolosità, non dico i livelli delle tigri per carità, però comunque avete visto Game of Thrones? I lupi degli Stark sono lupi cecoslovacchi. Grazie al morto che cammina. E siamo sei come se sei gnomi mangiano sei gnocchi con gli occhi quanti gnocchi mangiano gnomo. Sei. A me non ha fatto così cagare Indiana doppiato da Pino Insegno. Hanno un comportamento che può cambiare. Esatto, gli può girare il cazzo e possono reagire male i lupi cecoslovacchi. Sivetazzi non ha mai avuto istinti del genere. Se cerchi di togliergli il cibo, si incazza abbastanza. Non è mai arrivato a morderci. Non ci ha mai morso in realtà. Perché noi l'abbiamo anche tirato su addestrandolo, facendo ora, per carità, non è che posso permettermi di andare in giro senza guinzaglio e sono tranquillo che mi segue. Mai. Però comunque è abbastanza bravino. Ogni tanto mordicchia quando giochiamo. Cioè mordicchia per giocare. Fa male, fa molto male perché cazzo c'ha dei denti che sono parecchio pericolosi. Non vorrei essere morso sul serio da quel cane. Niente. I suoi peluche... Anzi, posso chiedere alla valletta di portarmi il peluche che è arrivato ieri, per cortesia? Sì che avevo anche in mano la cosa, proprio per evitare questa cosa. È arrivato ieri un peluche. Adesso ve lo facciamo vedere. Che si diverte un sacco lui a fare queste cose, però cazzo.
Pigio, il mio giovane husky, ha solo l'istinto di rompere le scatole in ogni momento. Gli girano le scatole, se li porti via il cibo e mordicchia per giocare. Gli senti i denti, ma è educato. No, no, ma infatti non ti morde mai con l'intento di farti male, si sente. Però ogni tanto, agitandosi, sbatte con quel canino e dici... però... però ti lascia anche i segni sulle mani quando inizia a giocare tanto. Non era contento che lo prendessi? Stavo abbracciando, poverino. Eccolo qua. Questo qui... faccio vedere in grande. Questo qui è arrivato ieri. Un orecchio sta andando, l'altro quasi, il naso è già stato aperto. Poi altri danni fortunatamente non ne ha. Questo qui è uno di quelli più costosi, tra l'altro. Gli ho dato ben 20 euro perché sono quelli della Kong. E dentro c'ha la corda. E praticamente c'ha uno stickman fatto di corda. No, allora, c'è da dire... non lo ha ancora distrutto del tutto, perché ogni volta che gli dai un giocattolo nuovo cerca di tenerselo da conto. Lui è sempre lì così, tutto contento. Poi dice, sai che c'è? Lo rompo. Poi se ne pente e dice, cazzo, però se lo rompo dopo non è più così. E lo lascia stare. Fa così, eh? Lui cerca di tenersi le cose il più possibile e poi, come sempre, le disintegra. Vediamo se ho qui qualcosa. Allora, purtroppo è verde, perché è il coccodrillo. Però questo era simile a questo e il coccodrillo è diventato così. Praticamente era fatto... cioè aveva la sua forma, no? E poi è stato aperto e smembrato. Però non lo distrugge mai del tutto. Si tiene sempre un margine di divertimento. Che palle, Gabriel. È bello perché si vede che lui non vuole romperli, perché dopo una volta rotti non tornano più come erano e lui se ne rende conto, non è scemo. Questi capelli mi fanno di un cagare. Però non riesce a farne a meno di... ha l'istinto di distruggerli. I serpenti sono sempre rettili, giusto? Il coccodrillo è diventato una cintura. No, no, a Sif non è che li vuole mangiare, li vuole rompere per tirar fuori l'ovatta che c'è dentro. Cioè lui infila dentro il naso, tira fuori l'ovatta e continua così per finché non ha finito. Però non lo fa subito. Ci rimane male dopo averlo rotto. Infatti dovete vedere la gioia che ha negli occhi quando gliene regali uno nuovo. Perché non gli regalo una settimana, figa. Con quel che costano poi i giocattoli per cani, una roba... cioè, mi costa di meno comprare il cibo. È incredibile, di cibo gli do 50 euro. Ogni due mesi. Bravo. Porca puttana. Vediamo, Gabriel. Sì, ma quella fare lì non dura un cazzo, Gabriel. Quello è molto bella l'idea, ma non durano niente. E io compro questi qui da 20 euro, che sono costosi, però so che per una settimana non è che rimangano integri, però tengono duro. Quello che mi hai linkato tu non dura una giornata. I ragazzi che sono venuti qui hanno portato un peluche piccolino, simile a quello, come regalo a Sif. Quello è durato mezz'ora, ma non è durato mezz'ora che poi dopo l'ha rotto. No, era decapitato, smembrato e senza più ovatta all'interno. E poi chi è che la raccoglie l'ovatta? Sanguinaccio. Confermo anche la mia, lo fa. È noto che i giochi fatti apposta per cani non ci gioca mai, mentre le pantofole e i giochi umani ci vanno. No, quello devo dirti di no. Sì, ogni tanto si ruba qualcosa e te lo mordicchia, perché sente il tuo odore e probabilmente vuole anche farti un dispetto, perché lo sa, dopo è tutto triste, tutto mogio. Però non è mai andato in cerca di tipo delle pantofole, quelle cose lì, no. Allora, le pantofole di Homer, quelle molto grosse, sì. Però quelle lì somigliavano a un peluche, giustamente, in sua difesa. E Nintendo Labo.
Esatto. Vabbè, ma per Nintendo Labo era piccolissimo, dai. E non gli potevi neanche fare troppo una colpa. Beh. Era talmente piccolo all'epoca di Labo che vabbè. Adesso ti prendo, vaffanculo. Ola. Masticato Fuffi. Pensate che Fuffi probabilmente era arrabbiato con me, non lo so. Io non ero neanche a casa. È salito sul mio letto, si è arrampicato, è arrivato sulla mensola che era sopra il mio letto. Però quindi si è dovuto allungare del tutto, per tutta la sua altezza, per arrivare alla mensola. Si è preso Fuffi e l'ha mangiato. Non è stata neanche una roba semplice. Io non so come abbia fatto. Ha preso una scala probabilmente. Non ho idea. Una roba. A me piacciono tutti i lupoidi. Mi piacciono tantissimo. Più sembrano dei lupi, più li adoro. In realtà mi piacciono tutti i cani. Cani, non gli chihuahua. Le taglie piccole mi dispiace. No. Per me sono impensabili quegli animaletti lì. Fanno solo un casino terribile. Non li trovo neanche simpatici. Non mi ficcano. Mi piacciono un po' tutti i cani. Preferisco il pelo medio, come quello di Sif, anche se in realtà lui c'ha un piumino. Preferisco quello al pelo di un Golden Retriever, per dire. Il Golden Retriever è meraviglioso, però cazzo, il pelo, insomma, sono dei capelli. Oppure cos'è che è? Mi piace moltissimo anche il pastore tedesco. Il pastore tedesco è fantastico, perché il pastore tedesco intanto lo addestri e diventa, cioè, il tuo braccio destro, il pastore tedesco. Fa tutto quello che gli dici di fare. Però aveva veramente un pelo lunghissimo. E gli Shiba sono figli di Troia. Gli Shiba sono dei figli di Troia. Husky uguale pelo ovunque. Sì, ma è comunque una lunghezza di pelo meno fastidiosa di altri cani. Anche il Golden Retriever uguale pelo ovunque. Però, ti giuro, mia nonna aveva un Golden Retriever. Non te lo raccomando. Era una roba... Mamma mia. Parrucche. Pastore tedesco, accendimi la Jeep. I pastori sono belli. Però, appunto, c'hanno un pelo lunghissimo. Mi fa caldo. Mi fa caldo guardarlo. È il Terranova, cazzo. Un leone. Ma allora, visto che io lascerei lì come... Ma si lascio così. Ammorbidirei quella cosa. Perché sei un pezzo di merda, eh? Grazie a Brunez per i suoi 12 mesi. E se qui Daccio, quante ore di passeggiate fai così? In questo periodo poco, purtroppo. Noi facciamo in media, tra tutte le passeggiate, 4 km circa. 3-4 km al giorno. E il problema è il periodo. Adesso non possiamo stare fuori più di tanto. Neanche un po', Brent. La odio. Il Corgi sono dei cani delle balle. Anche quelli non mi ficcano. Il Corgi mi sembra alla stregua di un Mocio Vileda. Non mi ficcano. Cortissimo. Perché le gambe così corte il Corgi? E che fastidio. Quanto sei piccolo. Il Carlino lo preferisco. Almeno è proporzionato e c'è la faccia da pirla. Adesso non elencate razze di cani, santo cielo, per sapere le mie preferenze. Che vi frega. E Carlino però parla. Non ho mai visto un Man in Black. Armadio intera, ma ce l'ho già. Oh, santo cielo, ma questo è rosa. Mamma mia. Butto via. Maxwell, 9 mesi, e speriamo che non siano mesi della quarantena. No. Ragazzi, basta elencare cani. Ma quante volte ve lo devo dire? Basta. Cazzo. Cardino è figo perché Man in Black parlava.
Però mi piace tanto, anche quando rompe le palle mi fa ridere. Oggi, porca troia, stavo cercando di tagliare una torta salata e figa, lui arriva e mi infila il naso nel culo. Perché su quelle cose, che poi è pericoloso, anche c'avevo in mano il coltello, porca puttana. Sto scemo, arriva, si infila lui. O ti tampona il culo, oppure ti fa l'opez. Perché poi arriva, fa... sembra quando uno sposta un comodino pesantissimo. Che lui vuole giocare sempre, io gioco tanto con lui, però cazzo, una certa, uno sono stanco e due c'ho anche altro da fare. E lui torna. Lo sto abituando un pochino a stare sul divano con noi. Grazie Carb, buona domenica a lei, grazie. È bello perché sta lì, prende sonno, sta circa 5 minuti addormentato sul divano tra me e lei mentre lo coccoliamo. Poi niente, si alza e va via. A posto, grazie, carissimi. Fa un po' cacare questo, mi fa un po' cacare, aspetta. No, no, lui non dura più di 5 minuti vicino a noi. Ma non sta neanche a dormire ai piedi del letto, per dire. C'è il cuscino, lui sta lì, aspetta, spegniamo la luce e va via. Sta davanti alla porta, immagino per proteggere la casa. E allora te sei un pezzo di merda però, eh? Che cazzo. Oli. Bellissimo. Immagino si metta davanti alla porta di casa per proteggerla. Non sta a dormire con noi. Tic, 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 tic. Poi ogni tanto lo vedi che arriva e tiki 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 che la mattina. Delle volte random, perché è una cosa che faceva da piccolo, poi ha smesso e adesso lo fa random. Te lo trovi di fianco al letto che ti urla in faccia mentre dormi la mattina. La giubba da moschettiere, ma che bello Valerio! La mente ha una sagra, come la sagra? Ma grazie Valerio, fantastico, fammi vedere. Ma è bellissimo! Aspetta che voglio vendere il resto. Abbiamo 30 secondi, ce la facciamo, ce la facciamo. Ce la facciamo a vendere il pesce. Ha finito di cantare Ofelia di merda? Grazie a Madness David, signor gatto, buonasera. A lei, grazie mille. Veloce, veloce, veloce. No, anche l'altro pesce, vabbè. Ce la faccio, ce la faccio. Andiamo, cambio idea. Sì, guarda. Ok, non mi può buttare fuori adesso. Vorrei vendere. Senti il cambio dell'ora. A posto. Va bene. Per 2000 stelline questo ed altro. Sì, sì. Mi caccia. Che chiudiamo così. Faccio questo. Vi faccio anche vedere i siffettazzi stasera. Chiudo qua la Switch. Grazie a Francescone per i suoi 23 mesi. Ehi. Guarda che più giù il grind scrine. Così mi vedo bene. Eccoci qua. Guardate come sono bello in pigiama. Sì, vai su. Grazie al Bromano per i 28 mesi. 28.
faccia di scemo. Ti ho rotto le palle? Dove stavo io dormendo? Guarda. Vabbè. Ragazzuoli. Io vi saluto. Guarda, guarda, guarda che se ne va. Se ne va. Opla. Dov'è? Dove è andato? Sì, sì, sì. Va bene. Noi ci vediamo domani mattina. In maniera molto ficcante, se posso dire. In maniera molto, molto intrigante, molto aggressiva. Ci vediamo domani mattina con Animal Crossing. Subito dopo inizieremo Monkey Island 2. Grazie a Sanguinaccio. Dovrei abbracciarlo tutto. Non se lo fa, non se lo fa fare. Non gli piace. Gli piace l'affetto, ma dopo un po'. Smetti di coccolarlo, è anche meglio. Va bene, vi ringrazio comunque. È stata veramente una bellissima serata. Tante belle chiacchiere, mi sono proprio divertito. Mi sento anche un po' meglio, devo dire. Sì, volevo ringraziare il signor Luca, che ci segue, c'ha le spie. Però non so come si chiama. Luca Comics e Games? Come si chiama? Eh sì, c'è anche il Games. Raidiamo Luca Comics. Grazie mille all'ultimo momento a Rileig per 25 mesi. Raidiamo Luca e gli diciamo Mortadelle Punk. Buonanotte belli, a domani mattina.